Che cos'è la felicità a scuola? Lo spiegherà il progetto Felici e Inclusivi, che dal mese di gennaio prenderà il via in alcune scuole di Vigevano. Lo scopo dell'iniziativa è dimostrare che il benessere scolastico verte principalmente sui rapporti tra compagni, insegnanti e genitori. Laddove ci fosse armonia in aula, allora anche il rendimento scolastico sarebbe migliore. Questo progetto è un po' la continuazione di un, uh, del progetto precedente che si chiamava AnlACT che era sbloccati ed era una rilevazione nelle classi legata al benessere percepito durante e subito dopo la pandemia. No, adesso abbiamo deciso di andare a verificare com'è che è il benessere nelle classi, ma non soltanto nelle classi, anche passando per i genitori e per gli insegnanti, nel dopopandemia. Al, siamo sicuri che alcune, alcuni dei problemi che, si, che abbiamo verificato nell'immediato post-pandemia ci sono ancora, ma ce ne sono anche altri. Ad aver aderito sono stati l'Istituto San Giuseppe che proporrà l'iniziativa a due classi delle elementari, a una delle medie e una delle superiori, e la scuola elementare Ulisse Marazzani che la proporrà a sue due sezioni. Il progetto alle elementari consisterà nel mostrare un video agli alunni sul benessere scolastico. Per le medie e le superiori l'approccio con gli studenti avverrà invece tramite dialogo. Ci aspettiamo tantissime, eh, tantissimi stimoli che eh, vengano proprio dai... Soprattutto dai ragazzi, eh, proprio in continuità con il periodo difficile post-Covid che eh, abbiamo vissuto e abbiamo verificato in un precedente progetto. Dopo aver mostrato il materiale agli alunni verranno coinvolti anche genitori ed insegnanti. A tutti verrà quindi sottoposto un questionario. Dalle risposte verranno analizzati i dati da esperti che saranno spiegati al termine del progetto. Questo progetto c'è molto a cuore, abbiamo gli occhi puntati di tutte le amici della Lombardia perché riteniamo che l'inclusione scolastica anche delle persone fragili, anche degli studenti fragili con disabilità o anche mh, stranieri che hanno delle difficoltà di apprendimento possano essere migliorate grazie a un clima e un benessere eh, migliorato all'interno della scuola. Un'iniziativa pilota finanziata dalla Fondazione Piacenza e Vigevano che si spera possa coinvolgere in futuro tutte le scuole cittadine